Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle. Oggi ci troviamo di fronte a uno dei passaggi più potenti e significativi nel Vangelo secondo Matteo. Gesù ci parla del perdono, un tema cruciale nella vita di ogni cristiano. Nel brano di oggi, Pietro si avvicina a Gesù e gli fa una domanda. Signore, quante volte dovrò perdonare a mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Pietro pensava che 7 volte fosse già un numero generoso, ma la risposta di Gesù lo sorprese. Gesù rispose a Pietro: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa affermazione non significa che dobbiamo tenere un registro delle volte che perdoniamo qualcuno e poi smettere di farlo. Gesù stava usando l'espressione 70 volte 7 per indicare l'idea che il perdono dovrebbe essere illimitato senza restrizioni. Per illustrare ulteriormente questo concetto, Gesù racconta una parabola. Un re voleva riscuotere un debito da uno dei suoi servi, un debito enorme che l'uomo non poteva pagare. Il servo supplicò il re di avere pazienza e il re, commosso, lo perdonò completamente. Tuttavia, lo stesso servo, una volta fuori dal palazzo del re, trovò un altro servo che gli doveva una somma molto più piccola, ma invece di perdonarlo, lo gettò in prigione. Quando il re venne a sapere di questo, rimproverò severamente il servo ingrato e lo consegnò agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto il debito. Gesù conclude questa parabola dicendo: così anche il Padre mio celeste farà a voi, se ciascuno di voi non perdonerà dal cuore al proprio fratello. Questa parabola ci insegna che Dio ci ha perdonato un debito immenso attraverso la morte di Gesù sulla croce. Non possiamo permetterci di essere come il servo ingrato che non ha perdonato il suo fratello per un debito molto più piccolo. Il perdono è una parte essenziale della nostra fede cristiana. Dobbiamo perdonare gli altri come Dio ci ha perdonato. Il perdono non è sempre facile. Ci sono situazioni dolorose e ferite profonde che possono rendere difficile perdonare. Tuttavia, dobbiamo ricordare che il perdono non significa necessariamente dimenticare o giustificare l'offesa, ma significa liberare noi stessi dall'odio, dalla rabbia e dall'amarezza. In conclusione, oggi Gesù ci invita a praticare un perdono illimitato, proprio com'è il perdono che Dio ci ha concesso. Il perdono è un atto di amore e misericordia, e attraverso di esso possiamo sperare di vivere in pace con Dio e con i nostri fratelli e sorelle. Possa il Signore darci la forza di perdonare gli altri come siamo stati perdonati e di vivere in armonia e amore nel suo nome.